to exit the winding canals of Venice, into the turquoise waters of the Adriatic Sea, tracing the boot heel of Italy south towards Puglia, is to follow the same pathway used by rampaging armies throughout the centuries. Though exploitation was usually the goal, conquerors from afar also left many architectural and cultural elements in their wake. From the Byzantine mosaics inside the churches of Ravenna to the whitewashed, cone-shaped stone truly houses of Alberobello, said to be built to avoid taxation. And on the island of Malta, the eight-pointed Maltese cross, legacy of the influential Knights of St. John. One of the three towers of San Marino, the Rocca Giata, was built directly into the rock on the summit of Mount Titano, standing sentry for 1,000 years over one of the world's smallest republics, a symbol of the sacred liberty for the people below. Children gather around Salento-born music teacher Manuelo Ferzini to learn the traditional steps of the traditional pizzica. They hope to one day perform like dancer Marino Bongiorno does in the streets of Ostuni. In the port city of Minopoli, a life at sea bears its soul on canvas for Johnny Gomez, a fisherman and passionate artist. Io pesco da tutta la durata di questa barca, quasi 50 anni. Noi usciamo a mezzanotte, praticamente mettiamo le reti in mare, facciamo una cala di 2-3 ore a secondo sul fondale che si pesca. Entro verso le 6 qualcosa del giorno dopo, del pomeriggio. Ed è questo il mondo, è una piccola galera, è una grande libertà, quello che un marinaio ha, ma contemporaneamente possiamo dire che è una vita dura. Queste foto per me rappresentano quello che è il mio mondo. Naturalmente in quello del volto del pescatore viene fuori, sono tutte queste rughe marcate, il sole, la durezza, in quello che il lavoro la natura fa sull'uomo. E lavoro in un box dove mi viene fuori tutta quella fantasia che accumulo nei momenti che sto in mare. E la mia passione, oltre che è stato il mare, pure se è stata una passione sia nell'odio e nell'amore, è stata l'arte. Da bambino ho coltivato sempre quest'arte che io mi sono portato dentro e l'ispirazione forte l'ho avuta dal mare. Dalle notti sul mare e ho fatto venire fuori queste piccole opere. E sono tele di mare, sono reti, tutti materiali praticamente che vengono dal mondo marino. Questi sono quadri sulla tela d'iuta con i filamenti delle reti che noi caliamo nel mare e danno una sensazione addirittura di ombre che il dipinto stesso si arricchisce. Questa è una pura arte, un'arte che viene fuori dalle onde, dal cielo e dall'oscurità dell'animo. Questo è un quadro a me molto caro, eh? Contemporaneamente mi dà la sensazione di quello che sta avvenendo sulle nostre coste. Questa gente che viene per trovare un nuovo mondo, che noi la vediamo in un certo modo, però mi dà quella sensazione di quel volto che non esiste, che è la povertà sociale che viene fuori nel soccorso, nell'amore degli altri.
essere ammirato nei confronti di chi mi ha seguito. E la natura mi ha portato a questo, a esprimermi in questi colori. Sempre grazie a quello che il mare mi ha dato. E ci troviamo nella chiesa di Costantinopoli, detta anche la chiesa dei diavoli volgarmente, perché è una chiesa che ha una storia un po' particolare, è stata chiusa, murata proprio per più di 100 anni e da poco è stata riaperta. La leggenda racconta che la chiesa è stata costruita in una notte dai diavoli e se notate mancano le campane e che non fecero in tempo a montarle e i diavoli le hanno poi lasciate nel mare, nelle acque del canale del Rio, e la leggenda dice che quando c'è il mare mosso si sentono ancora queste campane suonare. Sin da piccola ho ascoltato il tamburello, i canti, se le famiglie si spostavano nelle campagne e lì la sera si passavano le serate così, molto tranquille, c'era piuttosto la vicina di casa che per intrattenere i bambini gli cantava queste vecchie canzoni. Diciamo che il tamburello poi rappresentava l'unico strumento più abbordabile, perché il tamburello è fatto semplicemente da pelle di capra o di capretto, del legno e dei sonagli, e quindi se lo potevano anche costruire da soli in casa, non c'era una spesa eccessiva. Ecco perché in quasi tutte le case salentine prima si trovava almeno il tamburello. Il tamburello è, diciamo, il re degli strumenti della musica popolare salentina, perché è il tamburello che detta il tempo. Io ci tengo a sottolineare che io non insegno musica, io non sono un insegnante, io semplicemente tramando una cultura popolare, e io non insegno canto ma insegno canzoni. È importante perché non vadano perse le tradizioni, perché per andare avanti bisogna sempre partire da un minimo del passato, no? Che ci insegna tutta la storia. E quindi è importante che si sappiano le proprie radici, si sappiano da dove vengano. Ben precisa, perché nasce con la mia nascita. I miei genitori facevano parte di un gruppo folk e si sono conosciuti all'interno di un gruppo folk, quindi possiamo dire che per me la musica è legata all'amore, che può essere l'amore tra persone, semplicemente anche l'amore familiare. Gli strumenti tipici della pizzica in realtà sono tanti e si differenziano a seconda delle zone della Puglia. Da noi i tipici sono l'organetto, che è una fisarmonica molto più piccola, e il tamburello, quello è canonico perché scandisce proprio i ritmi della pizzica e fa sentire proprio il ritmo proprio di questa danza, che è molto frenetica e movimentata. La musica e la danza presentano le nostre radici, sono i valori che oramai non trovi più nella musica commerciale di tutti i giorni, ed è quello che ci identifica come appartenenti ad un territorio, altrimenti faremmo parte tutti del mondo ma senza avere una caratteristica particolare. The invaders who came from afar, the Greeks, the Romans, the Byzantines, and the Normans, all left their imprint in some tangible way. But so too has the Adriatic Ocean and the landscapes of Eastern Italy. Forces of nature inspiring the lives of today's descendants.
waiting to be experienced by those who explore the very same pathways.